Bentornati in un nuovo spacchettatega. Oggi andiamo ad aprire un altro pacchettone con due pacchettini. Ovviamente l'avete già visto nel titolo, ovviamente lo state vedendo già qua davanti. Oggi andiamo a vedere un prodotto dell'azienda Xtool che mi aveva contattato per un altro prodotto, ma sono riuscito a farmi mandare questo perché lo reputo decisamente molto più interessante. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere questo nuovo prodotto. Non cominciamo da quello grande oggi, ma cominciamo da questi qua più piccoli, che sono due accessori. Xtool è un'azienda che tra le altre produce anche questa laser, però ne fa vari modelli, dai classici laser a diodo che vanno fino a quello da 20 watt, che è inizialmente quello che mi avevano proposto, ma ho rifiutato perché ne ho già un altro ancora da aprire. E due, è un'azienda che mi ha colpito perché guardando in giro i loro prodotti fanno veramente delle cose ben fatte, ma dal punto di vista di design, del packaging e tutto, e vedrete poi nel pacchettone. Allora, manuale classico, bello però, belle immagini, tutte le lingue. Come vedete questo qui ovviamente è un Air Assist, quindi ma quante belle cosine, ma quante belle cosine. Ma non sto capendo, forse è il caso di guardarlo con calma una volta che abbiamo aperto il resto, perché sono sicuro che butto per terra tutto. Questo invece, molto semplice, è il quarto asse per andare a incidere oggetti cilindrici come tazze, mazze da baseball e tante altre cose. Beh raga, va bene, io ci ho provato a iniziare da quelli piccoli, ma non sono così entusiasmanti. Allora, raga, e quando la gente ti mette le scatole nelle scatole, non si può che apprezzare. Ok, facciamo se tira fuori. Madonna mia, che mega scatolo. Allora raga, questo qui è un laser particolare perché fa un botto di cose, e fatalità, ne parlavamo anche in uno degli episodi vecchi sulla possibilità di mettere una testa rotante per il taglio del vinile per fare gli adesivi, e questo è il laser che fa tutto ciò. Cioè, va bene tutto, ma una scatola così, raga, chi ve la dà? Veramente eccezionale, mamma mia, e mi sta piacendo un botto. Non c'è bisogno di spaccare niente perché... Raga, ma qui siamo su un altro livello. Ok, facciamo le cose... Bello! Bello! Facciamo le cose ordinate. Questo giro cercherò di essere ordinato. Allora qua abbiamo due tappetini che si mettono sotto appunto e servono per andare a tagliare uno fabric, quindi tessuti, e uno light grip, quindi tipo vinile o altri tipi di adesivi. Appoggiamo qua. Abbiamo, mamma che bello, abbiamo un bel premium material. No vabbè, raga, ma qua siamo su un altro livello decisamente. Allora abbiamo una scatola piena intera di sample di ogni genere. No, c'è di tutto qua dentro. Oddio, anche le pellicole per fare gli adesivi. Manualino che ti va a dire esattamente per ogni materiale che c'è dentro quali sono i parametri che devi usare. Ah, vedete, qua fanno vedere che c'è l'Xtool D1, che è quello che mi avevano proposto inizialmente, che è laser a diodo da 20 watt, c'è l'Xtool M1 che è questo, il laser box che è diciamo come il Glowforge, quelli americani, è un laser a CO2 da 40 watt. Io avevo chiesto anche questo se era possibile, però capisco che parliamo di una macchina da 3-4 mila euro, ci sta che mi abbiano detto no guarda, preferiamo darti questo. Va bene, finora questo packaging mi sta veramente emozionando. Risers, ok, quindi questi saranno 4 piedini. Raga, piedini per rialzarlo per poter poi mettere sotto il quarto asse. Bellissimi anche questi, veramente fatti bene. Raga, questi fanno le cose fatte bene. Perché in effetti io avevo chiesto anche l'altro asse. Probabilmente è questo, io pensavo mi arrivasse a parte. In realtà sono due cose per andare a incidere. Allora vuoi dirmi che qua dentro, infatti non capivo, rotary. È qui! È certo!
Spettacolo! No, scusate, sono ancora contrariato. Non sto capendo. E allora, questo è questo che mi ha mandato? Che roba è? Uguale. Non sto capendo. Ma interessava questo col mandrino. Non sto capendo. No, raga, questa cosa mi sta piacendo sempre di più. Sempre, sempre di più. Probabilmente è diventata la mia azienda preferita questa. Bellissimi. Perché preferita? Non ho ancora provato il prodotto, direte... Sì, ma sapete che io sono ossessionato dalla cura del dettaglio di tutto. Questi raga sono ossessionati. Ah, laserizio vero e propizio. Ok. Ah, è storto. Eccoci qua. Guardate che eleganza. Come potete dire? Dai. Che bella tega questa. Bella tega, raga. Qua bisogna riuscire a farsi mandare... Ma c'è ancora roba, non finisce più. È packaging nel packaging per il packaging. Ok. Un primo sguardo mi sembra... Perché è tutta plastica? No, raga, sono genuinamente contento. Bellissimo. Va bene, vediamo cosa c'è dentro prima di continuare. Plastichine e via. Che ce ne siano di sample ancora. Manualone A4. Ok. Ok. Abbiamo il tubo per l'aspirazione, un kit di 5 lame, che sono quelle lame per tagliare, alimentatore, cavo USB, questi sono dei distanziali, che sono così, triangolari, che servono da mettere sul fondo del laser per tenere rialzato il pezzo, un'altra bustina, ma guarda che belle bustine, un gancetto, l'attacco che immagino vada dietro e poi abbiamo un botto di roba, il laser vero e proprio e attenzione ancora tappetini. Ok raga, do una sistemata al volo e ci rivediamo qua una volta che ho settato tutto. 3 days later. Eccoci dopo qualche giorno di test, tutto settato e montato, sono pronto per darvi tutte le informazioni necessarie. Per trasparenza ci tengo a dirvi che non mi hanno pagato per fare questa recensione, quindi vi dirò come sempre d'altronde tutti i pregi e i difetti che ho trovato nel test di questa macchina, così da darvi una panoramica il più generale e imparziale possibile. Ora cominciamo perché c'è veramente tanta roba di cui parlare. Senza ombra di dubbio questo qui è un prodotto fatto bene con materiali di alta qualità, perché toccandolo si ha proprio il feeling di robustezza, considerando che a differenza di altri comprando questo tipo di laser vi danno un enclosure chiuso perfetto, sigillato in ogni sua parte, che è pronto all'uso appena vi arriva a casa. Passando alle caratteristiche, abbiamo un'area di lavoro che in asse X va a 385 mm per 300 mm, un po' più piccole di quelle che siamo abituati a vedere di solito. Il modulo laser di questa macchina qui è da 10 watt e il punto di messa a fuoco è 0,08 x 0,08 mm. C'è anche una versione sempre della stessa macchina ma con un modulo da 5 watt, ovviamente più economica. Per quanto riguarda le connessioni, ovviamente ha il classico cavo da collegare al vostro PC, ha il wifi integrato, quindi una volta configurato vi basta accendere qualsiasi PC che ha il software ed è connesso alla rete locale. Oltre a questo potete comandarlo tramite un'apposita app per fare le vostre piccole incisioni. Tra l'altro, giusto per informazione, vi dico che hanno lanciato un nuovo prodotto con una campagna crowdfunding che si chiama X-Tool F1. Ve lo dico perché mi sembra un prodottino veramente interessante. Si tratta di un laser galvanometrico con due moduli laser all'interno. Un modulo a diodo da 10 watt come quello che troviamo qua dentro e un modulo a infrarossi da 2 watt. Questo cosa vuol dire? Che con una sola macchina possiamo andare a incidere praticamente quasi tutti i materiali che abbiamo a nostra disposizione. Con il modulo da 10 watt luce blu, che è una luce a 500 nanometri circa, andiamo a incidere tutti quei soliti materiali che abbiamo visto con tutti i laser a diodo. Il laser infrarossi invece, che ha una luce di 1065 nanometri circa, può andare a incidere la maggior parte dei metalli, tra cui ottone, rame e oro. Questo unito al sistema galvanometrico, che semplicemente sono quegli specchi che si muovono molto veloce, abbiamo un piccolo laserino che va a incidere praticamente su tutto quello che vogliamo. Ve lo dico perché mi sembra un prodotto veramente interessante. In descrizione ovviamente trovate il link alla pagina col crowdfunding, che dura ancora una ventina di giorni, circa 2 settimane, e avete uno sconto di 500 euro sull'acquisto di una macchina. Se qualcuno può interessare, secondo me anche per piccoli business, per fare cose personalizzate, è veramente una chicca. Lasciate qua sotto un commento magari se vi interesserebbe vedere una recensione su una macchina del genere, che magari riesco a metterci le mani sopra. Tornando al nostro laser, la vera particolarità di questo modello è il fatto che ha questo inserto in ottone che contiene la lama che va infilato al di
di sotto del laser. Questo ci dà la possibilità di tagliare dei tipi di plastica, tipo il vinile, che altrimenti non sarebbe possibile tagliare con il laser, perché incidendolo e tagliandolo creano dei fumi altamente tossici. Con questa lama è possibile tagliare il vinile per farsi gli adesivi, la carta, del cartoncino eventualmente e dei tessuti un po' sottili. La trovo una soluzione molto comoda, ma adatta ad un pubblico un po' più di nicchia questa. La trovo utile per gente che deve fare dei gadget, degli oggettini piccoli che poi deve mettere in vendita. Con questo laser qua riuscite a fare tutto. Parliamo ora delle caratteristiche interessanti che ho trovato in questo laser. All'interno dell'enclosure c'è una fotocamera. Questa, ogni volta che il coperchio viene chiuso, scatta una foto e la invia al software. Software che in questo caso è proprietario di Xtool, lo trovate al link che vi lascio qua sotto in descrizione. Questo permette di fare cose carine che vi farò vedere tra poco. Una di queste è posizionare accuratamente il disegno che vogliamo incidere sul nostro pezzo, senza calibrare cose, dire qua, fare troppe cose. Avete la foto del vostro pezzo e semplicemente andate a posizionarci sopra l'incisione. Un'altra funzione molto interessante, che è per lo più legata al software, è il fatto di riuscire ad estrarre un'immagine o una scritta. Come state vedendo, ho fatto una scritta su questo post-it, l'ho inserita dentro il laser, l'ho estratta per poi andarla a posizionare su un post-it lì a fianco. Con questa funzione riusciamo a fare solamente incisioni e non linee, perché con questo processo non andiamo ovviamente a estrarre un file vettoriale, ma appunto si parla di un'immagine scontornata. Oltre a questo, con la fotocamera si riesce a individuare precisamente il materiale che si inserisce all'interno del laser. Se acquistate i materiali direttamente sul sito Xtool, arriveranno con questo bollino che, una volta inserito dentro la macchina, la fotocamera riconoscerà e imposterà sia lo spessore che tutti i parametri che vi servono per l'incisione e per il taglio. Ovviamente anche facendo così, successivamente potete andare a cambiare l'impostazione che vi dà la macchina. Sempre utilizzando la fotocamera, sul software si ha questa funzione che si chiama Smart Fill. In cosa consiste? Se noi inseriamo all'interno del laser più oggetti singoli, come questi piccoli tag che erano nella confezione, e su uno solo di questi andiamo a inserire la nostra incisione, premendo il tasto Smart Fill lui riesce ad andare a individuare ogni singolo tag e andare a posizionare su questo, cambiando anche l'orientamento. Funzione molto comoda se si devono fare, secondo me, pezzi in serie o semplicemente dovete farvi i vostri bigliettini da visita. Senza dovervi fare una dima ogni volta, posizionate a caso più o meno tutti i vostri bigliettini e usate questa funzione per andare a distribuire nel modo corretto l'incisione sui singoli pezzi. Arriviamo alla messa a fuoco, altro aspetto che ho trovato molto interessante su questa macchina rispetto ad altri modelli. Come vi dicevo prima, se comprate direttamente il materiale sul loro sito vi arriverà con questo bollino e quindi sarà in automatico misurata l'altezza in base al materiale che andate a inserire. Per regolare l'altezza su materiali più sottili di 16 mm vi basterà inserirli dentro al laser, schiacciare il tasto Auto Measure e automaticamente metterà tutto a fuoco. Ovviamente si possono usare anche materiali più alti di 16 mm, vi basterà magari togliere il fondo, che ci sono poche viti per toglierlo, mettere i piedini che vi danno in dotazione e rialzare il laser. Durante queste operazioni di automisurazione del pezzo, la luce interna del laser si spegne per qualche secondo e vi dà la misura esatta. Penso che utilizzi un laser a infrarossi per fare questo tipo di misurazione, anche se cercando online o sul libretto di istruzioni non ho trovato niente al riguardo. Bene, arriviamo al punto degli accessori che potete prendere a parte per questo laser. Ovviamente, se io penso al laser, il primo accessorio che mi viene in mente da acquistare è Layer Assist, perché questo accessorio nettamente ti va a migliorare la qualità delle tue incisioni o del tuo taglio. Arriva in una scatola separata, per montarlo non ci sono troppi passaggi e vi danno delle istruzioni ben dettagliate, non è stato complicato assemblarlo. Per installarlo ha questo aggancio magnetico molto comodo. All'interno trovate anche questa serie di canaline, chiamiamole, dove far passare il tubo, che serve sia per mantenerlo durante la lavorazione che delle altre canaline, è un supporto particolare per riporlo quando non lo utilizzate. L'altro accessorio che ho testato, come potete vedere qua, sono due tipi di quarto asse rotante. Abbiamo il primo, che è composto semplicemente da due rulli, molto semplice da usare ed efficace. L'altro, un po' più carino a mio avviso, ti danno questo con un mandrino tipo tornio che con le ganasce ti permette di andarci a agganciare sopra vari accessori e poter agganciare in modo saldo varie forme, da anelli, andare a stringere all'interno delle tazze, come tanti altri oggetti. Entrambi si sono comportati molto bene, sono facili da installare e sia da settare. Hanno semplicemente un cavetto che va attaccato qua dietro sul laser. Se vi trovate spesso a dover andare a incidere pezzi rotondi, cilindrici o di altro genere, vi consiglio vivamente di valutare l'opzione di prendere anche questo accessorio. Io punterei direttamente a quello col mandrino,
perché entrambi vengono forniti dei rulli e poi vengono tolti o messi in base a quello che dovete fare. Quindi abbiamo il più semplice e più economico, che sono solo rulli, e questo qua col mandrino, che è rulli più mandrino. Potete usare una funzione o l'altra. Altri accessori che potete prendere separatamente sono il nido d'ape con una struttura per rialzare tutto il laser e il purificatore d'aria, che vi serve appunto per filtrare l'aria e i fumi che state estraendo dal vostro laser. Prima di terminare vi dico che cosa non mi è piaciuto troppo di questo laser. Per cominciare, il software, bene ma non benissimo. È ovvio che per utilizzare la funzione di taglio con la taglierina c'è bisogno del suo software dedicato, perché su Lightborn non c'è questa funzione. Per quanto riguarda invece il controllo proprio del modulo laser, sul suo software non ci sono troppe impostazioni o regolazioni da andare a fare. C'è la velocità e c'è la potenza. Mi sono trovato ovviamente sempre molto meglio con Lightborn. C'è da pensare a chi è rivolto questo tipo di macchina, magari qualcuno che non vuole imparare un software da zero e ha bisogno di pochi e semplici passaggi. Il loro software li fa. Onestamente, da maker che utilizzo tante altre macchine, mi sono sempre trovato meglio con Lightborn, perché hai molta più scelta di parametri. L'altra cosa è la luce interna, bellissima raga, tutto bello, ma mettetemene una anche davanti, perché altrimenti quando il laser sta lavorando si proietta l'ombra sul pezzo e tu non vedi più niente. Non penso che sia complicato e così costoso aggiungere un'altra striscia LED lì davanti. Probabilmente questa sarà una delle modifiche che farò per lavorare meglio con questa macchina. Altra cosa che mi ha dato un po' fastidio è la ventola. Non è la ventola di estrazione dei fumi, perché quella è abbastanza silenziosa, ma è una ventola che va a raffreddare la scheda madre. Raga, è dannatamente rumorosa. Questo non capisco perché sia così rumorosa, se è un difetto di questa, ma non penso. E non capisco perché sta sempre accesa a battello anche quando il laser non sta facendo niente. Appena lo accendi, questa parte a battello e tu stai lì con questo ronzio. È una piccolezza, ma sono cose che non mi sono piaciute. Ultima cosa un po' più scomoda sono quelle bacchette triangolari che vi ho fatto vedere, che servono per tenere il pezzo rialzato. Ora, metterli sfusi così non mi sembra la cosa migliore, è scomoda, non si è precisi. Preferisco nettamente utilizzare un piccolo pannello nido d'ape, che ovviamente vi viene fornito con l'accessorio pagando, ma anche fare due supportini che ve li tengono dritti, questi qua, non penso che non sia niente che un po' di inventiva riesca a risolvere. Probabilmente ci farò anch'io un accessorio per tenerli tutti in riga fatti bene. Bene raga, siamo arrivati al termine, vi ho raccontato tutti i pregi e difetti che ho trovato in questa macchina. Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta con questo emoji e segui il mio canale Telegram, te lo lascio qua sotto in descrizione, perché la settimana prossima faremo una live in cui estrarrò uno dei vostri commenti e vi spedisco la borraccia Big Rocket che ho inciso per fare questi tipi di test. Ringrazio sempre i Patreon che sostengono questo programma e noi ci vediamo il primo possibile in un nuovo video.